Sono tutti i corsari del web, io sono il commissario e quest'oggi siamo nuovamente qui su Terraria. Sì, se mi vedete un po' stanco è perché fa caldo e svariate altre cose. Comunque, lasciando la vita privata da parto, continuiamo la nostra avventura, dai, su, sveglio. Allora, eravamo rimasti che avevamo completato la nostra super mega esplorazione del dungeon esplorando ogni suo anfratto. Teoricamente questa era una trappola. E avendo esplorato ogni suo anfratto ci ha permesso di recuperare determinati oggetti molto molto utili. Intanto vorrei giusto vedere se il nostro bene amato missile magico può essere già potenziato ora. No, solo con materiali hardware. Ah, lo Sky Fracture, è vero, quell'arma totalmente inutile. Ecco perché non mi ricordavo cosa si faceva. Allora, qua abbiamo un scettro d'acqua, non dobbiamo esaminare i nostri equipaggiamenti. Più che altro, questo qui voglio farvi vedere, appunto, il nostro ben amato scudo di cobalto che abbiamo recuperato l'altra volta, che appunto vi ho narrato che sarà appunto uno dei nostri oggetti definitivi che ci terremo qua. Questo perché non solo ci rende immune al knockback, quindi non verremo più respinti, però ha un sacco di altre sinergie tramite le varie fusioni che può fare, che lo possono rendere veramente un qualcosa di inenarrabilmente forte. Innanzitutto la prima combinazione che si può fare è combinarlo con il teschio d'ossidiana. Combinando col teschio d'ossidiana esce fuori l'Obsidian Shield. Aumenta la difesa e fa immunità dai blocchi di fuoco e al knockback. Poi questo si deve unire già con tutto il resto, esatto, con l'Hank Charm. L'Hank Charm è una roba che si farà con calma perché è... garantisce immunità della maggior parte dei debuff. Praticamente serviranno tutti quegli oggetti che immunità al veleno, tutti quelli che abbiamo trovato, più altri che si sbloccano in hard mode perché vengono droppati solo da mostri in hard mode. Quindi, intanto, decidiamo un po' questo scudo dove metterlo, perché adesso che andiamo all'inferno vorrei proprio metterlo. Allora, l'amico del Rush of Shield of Cthulhu è molto utile. A sto punto io potrei addirittura volerlo sostituire al cervellotto. Così proviamo. Intanto lo scudo di cobalto adesso ci garantisce una potenziale interessante. Bene, adesso che abbiamo fatto tutto ciò, quello che devo fare è recuperare un po' di oggetti che ci serviranno per cominciare la costruzione del ponte giganormico che faremo sotto l'inferno. Ponte giganormico che andrà a decretare appunto la nostra arena per il Wall of Flesh, che comunque non lo voglio sfidare assolutamente di recente, è stata tipo l'ultimissima cosa che andremo a fare. Tanto qua vedo fango, prendiamo il fango. E appunto sì, sarà l'ultimissima cosa che dobbiamo fare perché è un pezzo tosto. C'è l'amico Wall of Flesh, dobbiamo essere belli preparati all'hard mode prima di affrontarlo. Anche perché non è nemmeno detto che vinciamo, cioè perché... perché allora prendi come è fatto. Wall of Flesh è copre tutto il tuo schermo e va da sinistra verso destra o da destra verso sinistra, dipende da che parte del mondo sei. In tutto ciò lui evoca mostri dalla sua bocca, proprio li vomita. Ha tre zone di hit, ovvero i suoi due occhi che saranno uno sopra uno sotto e una bocca al centro che cercherà di che sputa appunto sti mostri. Gli occhi spareranno laser, quindi dovremo cercare anche di farlo star scomodo a lui per non spararci di far nulla. Quindi presumibilmente sarà abbastanza tostarella riuscire a creare un qualcosa che possa soddisfare queste richieste. Però in realtà nemmeno troppo. Orca miseria, amico, però c'è la lava direttamente qui. Va bene, allora ricominciamo subito questa avventura ricostruendo questo ponte che già non va bene. Non va bene perché va a finire in un lago di lava gigantesco. Allora, questo ponte che andremo a fare nel mentre, cosa dovrà avere di principale? Appunto, come abbiamo fatto l'altra volta, dei buchi. Quei buchi possono garantirci che nel caso che andiamo a uccidere delle slime di lava, che sono quelle là che lasciano la fonte di lava, insomma, questi buchi fanno in modo da dissipare, da estinguere la lava buttandola di sotto. Ovviamente prima o poi si riempie, però presumibilmente non dovrebbe accadere in tempi brevi, almeno questo, no? Cioè questo si spera nel mentre andiamo a costruire tutto ciò. Poi effettivamente un'altra cosa che vogliamo assolutamente avere è qua sotto
la chest d'ombra, perché noi abbiamo i passepartout, ovvero le shadow key, che servono giusto giusto per aprirli. E possiedono oggetti molto molto importanti. Increase pickup range for items. Questo è nuovo. Molto carino, nuovo, mi piace. Restoration potion. Porca miseria. Vivo, sono vivo. Non preoccupatevi. Però, porca miseria, oh. Cioè, una pozione che cura 90 punti ferita e riduce il tempo delle pozioni. Ah, non si può prendere mentre si è feriti, ok. Credo. No, sì, ok. No, è una pozione di cura, però con meno countdown. Utile. È molto interessante, come chissà se si può craftare, perché sarebbe interessante craftare delle pozioni con meno countdown. Oh, va bene, api, picchiateli. Intanto, allora, non è che abbiamo molto da fare adesso nelle chiacchierate, anche perché purtroppo questo calore che c'è di recente non è che mi permetta molto bene di parlare agevolmente. Ecco, vedete, questo è il problema principale per cui dobbiamo fare dei ponti dai, stimp maledetti. Appunto, è per quello, è quel motivo che dobbiamo appunto fare dei ponti un attimo più simpatici. Comunque, a parte questo, diciamo che siamo abbastanza pronti per questa accelerazione e vedremo un po' dove bloccarci, dove meno. Cioè, in realtà, devo essere un po' sincero. Io avevo voglia di giocare, ma il commentary, purtroppo con questo caldo, non è che avevo tanta voglia. Però, insomma, cioè, dai, l'importante è lo spirito di iniziativa, per quanto mi riguarda. Dai, partiamo con l'accelerazione. Attacks inflict fire damage. Non avevo notato di averlo droppato. Pensavo, in realtà pensavo che fosse una roba dell'hard mod. Va bene, dai, ci piace, ci piace. Allora, interrompiamo un attimo le trasmissioni per vedere. Provide. Beh, questo cos'è? Summon a pet shadow mimic. Dov'è lo shadow mimic? Oh mio Dio, che bello lo shadow mimic. È meraviglioso. Ma non è roba da hard mode. Cioè, no, perché esiste il mimic come nemico, che mi pare sia dark mode, perché mi sta venendo un attimo il dubbio che se forse lo incontriamo così potrebbe per puro caso, vattene via. Beh, potrebbe per puro caso essere un nemico della easy mod. Allè, perfetto. Speriamo di no, più che altro, perché i mimic sono forti, però troppano robe fake. Però questo qua è molto interessante.
Molto interessante perché proviene, cioè è come, sono come gli stivaletti, no? Quegli stivali antilava. Per 7 secondi siamo uniti alla lava, quindi è molto utile in miniera, così quasi io quello là lo terrei sempre stretto. Poi un'altra cosa, questo qui è un utile oggetto magico che è praticamente quello di Super Mario, cioè le palline rimbalzanti di fuoco, stavo dicendo, vattene via. Ah, che cacchio che ogni volta mi pestano. Ah, va bene. Esploriamo un attimo ancora questa casa e dopo continuiamo. Allè! Abbiamo trovato invece il libro magico dei demoni. Questo qua lo droppano ogni tanto ed è il loro incantesimo. Lancia questi cosi che sono parecchio dolorosi, esattamente più o meno come fanno a noi. Cioè, come vedete, a noi ci sciolgono, anche a loro sciolgono, teoricamente. È una magia molto forte da poter avere nelle proprie mani. Qua troviamo ancora. Bene. Poi, scusate, ma no! Stavo dicendo, no? Cioè, noi abbiamo la cassetta là che ci porta le cose, no? Se abbiamo un inventario pieno. In effetti funziona. Solo che è strano che non funzioni con gli oggetti nelle casse. Strano che non abbiano voluto fare in quel modo. Sarebbe stato incredibilmente utile, però va bene lo stesso. Dai, l'importante è che faccia il suo funzionamento primario, ovvero quello di prenderti gli oggetti che sono per terra quando diventano pieno e metterli nel vault. Molto molto utile, devo dire. Per questo è bastato un piccolo taglietto, giusto per andare subito qui a vedere che cosa si trova di interessante. Questa è una lancia, la lancia oscura. È una buona arma, non c'è nessun problema quest'arma. Ho detto anche se perché, perché sono amichevole sti slime che ti buttano la lava dove non batte il sole. È già, obsidian skin potion, così, prendiamo questo e questi, nella shadow chest, nella void chest, nel void coso. Avevamo 22 d'oro, wow, incredibile. Ho anche usato il giusto termine, avevamo. Quanto è diventato? 3. Molto bene. Proprio quello che volevo. Ma va, i miei soldi. Sono rimasti quei mob. Ma che bellissimo proprio. Vai lava, via. Defilati che... Ah, guardate quanti soldi avevamo. Porca miseria, meno male che sono rimasti questi maledetti. E la tomba dorata ce la prendiamo, che è sempre bella. Golden Tombstone. Ugh. Porca miseria, Stimp, io li odio. Porca miseria, porca miseria. Dai, basta. Datemi un momento di pace. Tipati qua. Bravo. Un po' stupido, devo dire. Ah, ma è quanto caldo. Caldissimo, eh. Via il fantasma, via la zaina. Coraggio, non ho tempo per voi. Su, bussate. Che i miei archi non perdonano.
ecco. Oh, gli hanno dato anche un altro nome, bravi, così differenziato. Allora, vedete, quella cosa che tieni in mano è la bambola che ci serve per evocare il ruolo Flash. Quindi dobbiamo stare estremamente attenti che non cada nella lava. Ah, meno male che siamo stati attenti. Almeno adesso abbiamo anche già un modo per evocare il ruolo Flash. Ovviamente è qualcosa che faremo tra un bel po' di tempo. Adesso, ora come ora, sarebbe solo un suicidio. E a quanto pare i Voodoo Demon sono anche più forti, perché hanno più vita. È interessante questa meccanica. Porca miseria, ladra. Ah, sono anche tremendamente noio. Mythical Demon Shite. È tipo Mythical, è il potenziamento migliore, se non sbaglio, del libro. Quindi quasi quasi ce lo piamo. Mythical, sì, è il migliore, sì. È il migliore, sì. Abbiamo avuto un bel po' di fortuna a trovare un libro di incantesimi nel potenziamento massimo. Ci piace questa cosa, ci piace. Mitico, vai, picchialo. Fa male, ci piace. Ci piace, sì. Ah, mi dispiace di non essere così carico, però. Ecco, se notate, quella casa è giusto leggermente diversa dalle ultime che abbiamo esplorato. Questo perché è fatta di Hellstone. E quindi se noi salivamo qua sopra senza una protezione dei blocchi di fiamma, ci avrebbe fatto un bel po' male andare là. Eh sì. Non è una bugia, non è una menzogna, è la pura verità. Adesso, oh, sta arrivando un vermone, eh? Un serpentone più che vermone. Un bel serpente d'osso. Già. Che ne dici se te ne vai a quel paese? Ehi, via, so, cosa. Bravo. Allora, vediamo un po'. Non porta nulla, va bene. Un po' triste. Allora, abbiamo trovato una nuova cestolina. In questa cestolina che cosa andiamo a trovare? Interesting. Un altro treasure magnet. Tristezza, direi. Quei portali che droppano monete d'oro, che fortuna, c'è tipo una percentuale bassissima. In realtà non mi ricordo nemmeno quant'era, sarà tipo 1%, anche meno. Fighissimo, perché poi può droppare da 5 a 15 monete d'oro, se non sbaglio quello a fare. Ce ne andate 10, quindi tanta roba. Non so per quanto tempo riuscirò ad andare avanti, fa veramente caldissimo oggi, porca miseria.
Forse l'altro giorno che mi avevano telefonato quello del pinguino dovevo badargli. Ale, di nuovo! Wow! Quanti soldi! 15 monete stavolta. Qua dentro troviamo nuovamente... Orca miseria, mi scusi, però teoricamente qua dentro c'erano anche oggetti un po' più interessanti qualche volta fa. Cioè, perché qualche volta fa, un po' di... l'ultima volta che ho visitato come si deve l'inferno. Sapete cosa? Sono proprio troppo accaldato, quindi io credo che metterò un attimo in pausa la registrazione e magari aspetto un po', magari aspetto la sera che magari è più fresco, apro la finestra, cerco di fare qualunque cosa possibile perché sinceramente io qua sto morendo di caldo. Quindi che cosa abbiamo trovato qui prima? No, ho sbagliato tasto. Allora, quello che abbiamo trovato qui dentro è abbastanza interessante, infatti mi stavo giusto chiedendo dove fosse finito. Questo è l'equivalente del dardo magico, del missile magico, solo che è di fuoco. E anche questo hanno migliorato lo sprite in maniera impressionante, cioè è più bello di prima ed è anche più veloce di prima. Veramente bellissimo, guardate, posso decidere la sua traiettoria. Decidendo la sua traiettoria decido la sua sorte, la sorte del nemico. Perfetto, è proprio quello che volevo fare. Quindi ragazzi, io mi prendo un attimo una pausa, così magari dopo riusciamo a parlare un attimo meglio assieme, perché mi sta un attimo dispiacendo di essere così poco loquace.